Com'è andata? È andata molto bene, devo dire. Siamo riusciti a inserire in poco tempo, credo, tanti contenuti. C'è stata una bella partecipazione. Noi abbiamo portato un prodotto particolare che non era soltanto filmico, ma comprendeva anche una parte live, che quindi c'era un po' il brivido della diretta, che invece è andato bene, no? Sì, i ragazzi sembravano molto contenti, poi alla fine abbiamo chiesto loro di partecipare, sono venuti tutti sul palco, hanno fatto il loro self-tape, si sono visti nel maxi schermo, quindi è andata molto bene. Poi devo dire che si sta bene a Giffoni, quindi Giffoners forever, quella è la verità, l'energia dei Giffoners Devo arriva. dire da subito, mentre preparavamo la sala, c'era già un clima molto, molto partecipato, collettivo, Fosse così vivace a tutti i veramente, festival. In no? Esatto. realtà lo abbiamo anche detto un po', la cosa che ci piaceva sottolineare oggi era proprio il concetto, la parola link come anello, no? Come congiunzione, anello di una catena. E per noi il link, la congiunzione, la collaborazione tra studente e docente è fondamentale, come oggi è stata qui a Giffoni e com'è a Giffoni, no? Tra giurati speciali come i Giffoners e film, e quindi ai protagonisti del cinema, la relazione è fondamentale ed è proprio viva. Quello che piace anche a noi, noi ci definiamo l'università del saper fare, concreta. Non c'è niente di più concreto che venire qui e parlare con i ragazzi e vivere il clima del Giffoni Film Devo dire Festival. che c'è anche, insomma, visivamente una forte assonanza. Quando siamo arrivati ieri abbiamo visto questa piazza coperta, quando ha cominciato un pochino a piovere, sembrava veramente di stare un po' nel campus della Link. Poi è bello vedere, a proposito degli anelli, come nel tempo evolve una mission, no? Un pensiero, come è stato qui, che vedere tutte e 53 le edizioni di Giffoni una accanto all'altra, si vede che cambiano i temi, anche all'interno della stessa mattinata che aveva una declinazione tematica, in realtà sono subito arrivati stimoli e proposte per arricchire gli stessi contenuti, quindi è stato bello. Io devo dire, da docente e professionista del mondo dello spettacolo, lo spettacolo non si fa mai da soli, quindi per me l'indispensabile è sicuramente, non è tanto per ripetere ciò che abbiamo già detto, è che proprio trovare la possibilità di entrare in relazione uno a uno, davvero anche tra studenti e docenti, è qualcosa di prezioso, anche perché 20 anni fa, quando studiavamo noi, qualcosa anche di più, questo non c'era, no? L'Accademia in particolare era molto asettica, c'è una gerarchia molto ben definita, che è quello che personalmente, no, personalmente, che questo che il campus sta cercando di demolire. Io credo che sia indispensabile quello, quando si abita questo mestiere, che è un mestiere per forza di cose collettivo e che ti porta a misurarti, a regalare qualcosa di tuo, magari a perderlo, avere la sensazione di perderlo e riprenderlo all'interno di una relazione in presenza. Io poi mi occupo principalmente di teatro, ancora di più, quindi. Sì, diciamo che sono assolutamente d'accordo con Sergio. Posso rispondere che sia a livello professionale che a livello umano è proprio quello per me importante, il concetto di relazione e di empatia. Una parola bellissima quella di empatia, quindi lo scambiare la stessa sensazione, la stessa emozione che ha un'altra persona e condividerla. Che tra l'altro ha molto a che fare con l'essere attrici e attori, no? Sì, Il fatto che esatto. devi provare una certa empatia per un personaggio per metterti in quelle scarpe, in quei Assolutamente. panni, E in realtà nel nostro lavoro anche un monologo non si può farlo da solo, no? No, quindi bisogna per assolutamente. forza lavorare con gli altri. C'è una cosa bellissima che ha detto uno dei ragazzi oggi, quando abbiamo chiesto qual è la tua passione, no? Quando facevamo il self-tape, e lui ha detto: a me piace provare emozioni. È una cosa bellissima ed è quello che la mia mission, come la mia, diciamo, quello che per me è indispensabile è veramente provare emozioni. Questo sia quando insegno, quindi come docente o come attore, visto che io sono un attore, ma anche nella vita personale. Per me è importantissimo provare sempre emozioni, anche diverse, anche a volte non piacevoli, ma è importante viverle e provarle fino in fondo.